La nostra puntata di Checkpoint è dedicata in larga parte alle dimissioni di Marino. Abbiamo ascoltato quello che il sindaco ha detto, proprio annunciando le proprie dimissioni. Ne vogliamo parlare con un esponente del Movimento 5 Stelle, il senatore Gianni Girotto, che ringrazio, il nostro ospite a Checkpoint. Benvenuto. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Siamo ripartiti dalla verità di Marino, dalla verità dei fatti, cioè il messaggio delle sue dimissioni. Voi da tempo chiedevate questo passo. Ci siamo arrivati, non so se concorderai, in maniera un po' paradossale. Le faccio solo una considerazione. Abbiamo assistito a un'inchiesta come quella di Mafia Capitale, dove le responsabilità politiche non sono state addossate, non quelle penali, si va di bene, ma quelle politiche al sindaco. Beh, ci si arriva per gli scontrini. Lecito, se ha fatto un errore deve pagare, ma doveva pagare forse anche prima per cose più gravi, per fattori e fenomeni gravissimi all'interno della politica italiana. Beh, certo, intanto mi viene spontaneo da dire che se, come afferma Marino, abbiamo vinto, beh, a questo punto perché dimettersi? Se lui dice abbiamo sconfitto la criminalità, reciso i tentacoli, ripartono gli investimenti, ma allora se avete vinto non solo non deve dimettersi, ma anzi deve andarne orgoglioso e proseguire. Ma al di là di questo, certamente ci siamo arrivati con questa piccola goccia che semplicemente ha fatto traboccare il vaso degli scontrini, delle cene che lui dice di aver fatto per motivi istituzionali, e sembrerebbe di no. Ovviamente qui l'ultima parola eventualmente spetta alla magistratura, se ci sarà un'indagine anche su questo, ma è chiaro che il grosso del problema è quello che è successo prima, come ha detto giustamente lei, Mafia Capitale, e quindi una grossa fetta di giunta del PD agli arresti per gravissimi fatti di collusione, di corruzione, di irregolarità. Quindi è qui che c'è il fallimento enorme del PD e con lui anche del sindaco. Il sindaco è stato eletto grazie al PD, è parte integrante del PD, non so se lo sarà ancora in futuro, ma questo non ci riguarda. Quindi qui siamo di fronte al fallimento di un partito, il PD, che non ha saputo mettere la persona giusta e soprattutto non si erano accorti di quello che, non nascondiamoci dietro il naso, sono segreti di Pulcinella, quelli della corruzione profonda. Lui dice non potevamo sapere quanto profonda fosse, ma insomma, sinceramente mi sembra nascondersi dietro una foglia di fico. La corruzione è endemica, io invito anche tutti a considerare il fatto che non dobbiamo limitarci a Roma, non dobbiamo solo guardare la punta dell'iceberg, ma considerare questo come il problema di tutta la politica, di gran parte della politica nazionale, collusa, corrotta, intrecciata fortemente. Quindi ritorniamo sempre al punto di partenza, il conflitto di interessi. Il conflitto di interessi era la prima promessa elettorale fatta dal PD. Nel programma per le elezioni nazionali del 2013 il primo punto era il conflitto di interessi, che è il punto principale, perché quando la politica è intrecciata con i poteri della comunicazione, con i poteri industriali, con le lobby finanziarie, quello è il punto principale ed è lì che bisogna agire. Viceversa, il PD, il governo, la maggioranza attuale se ne è ben guardata da fare una legge sul conflitto di interessi. Girotto. Quello è la vera riforma che serve, altro che riforma del Senato. Io non voglio prendere parti, non è nostra intenzione farlo, stiamo cercando soltanto di dare tutti gli elementi perché le persone si formino una propria opinione, però anche in quel messaggio di Marino, nel quale lui dice ho sgominato, ho impedito che un sistema criminale si radicasse ulteriormente nella città, beh, forse solo quella frase, dopo le risultanze dell'inchiesta Mafia Capitale, un'indagine per, appunto, come diceva lei, una realtà, diciamo, criminale organizzata, mafiosa organizzata all'interno della politica romana, sarebbe stata sufficiente per rassegnare le dimissioni allora. Sì, certamente, certamente, ribadisco, qui siamo di fronte a due scelte: o non se ne erano accorti e sono incompetenti e quindi già per questo le dimissioni sono una cosa dovuta, oppure se ne erano a conoscenza, naturalmente molto molto peggio, perché significa che siamo collusi, ma anche semplicemente se non se ne fossero accorti, non è possibile a questi livelli, una città di 4 milioni di persone, assolutamente non è possibile. E poi che Marino non si vanti troppo, c'è 1 miliardo di sprechi, di contati
da quando lui è sindaco di Roma, tra mancati introiti e spese eccessive. C'è la situazione sotto gli occhi di tutti, del traffico, della logistica, i servizi pubblici che non funzionano, i rifiuti, la spazzatura che c'è ovunque, il degrado. Ci sono centinaia di situazioni paradossali, la burocrazia estrema. Ci sono queste dimissioni che arrivano 2 mesi prima del giubileo. Ma signori, non c'è un piano di gestione di questi 3 milioni di pellegrini, di fedeli che arriveranno per questa importantissima manifestazione, che è anche un'enorme opportunità, volgarmente, di business, di guadagno, di rifarci anche un'immagine positiva, e le dimissioni arrivano adesso. Tra l'altro abbiamo i 20 giorni di limbo, di purgatorio, perché a norma di legge lui anche il 20° giorno potrebbe dire ho cambiato idea, rimango. Quindi in questi 20 giorni cosa succede? Cosa succede? Certamente questa è una delle domande che ci faremo insieme, ma io la volevo riportare su alcuni temi. Lei ha citato anche il giubileo. Qualcuno dice che la spallata reale, la spallata vera, definitiva a Marino l'abbia data Papa Francesco con quelle dichiarazioni di ritorno dagli Stati Uniti. C'è un dato però che forse in questi 20 giorni Marino vuole anche fare delle verifiche personali e politiche, perché lei sa, avrà letto oggi sui giornali, si è scritto, beh insomma adesso magari mi tolgo qualche sassolino dalle scarpe, tiro fuori le mie agende colorate, una frase che poi è stata smentita ufficialmente dal Campidoglio poco fa, però insomma ci sono 20 giorni nei quali Marino qualche telefonata la riceverà e la farà. Ma io spero bene che quella frase sia totalmente smentita, perché se fosse vera è assolutamente criminogena, cioè uno non può dire io ho delle prove di illeciti ma le tiro fuori solo per ricattare la mia controparte politica. Se ho delle prove, no, peggio, anche la mia solo parte indizi, politica, la mia parte politica, neanche la controparte, la mia parte politica. Perfetto, perfetto, peggio ancora. Se diciamo avesse anche solo degli indizi, dei sospetti, dovrebbe immediatamente denunciarli alle autorità competenti, per cui io presumo verrà totalmente smentita. Guai se non fosse così, guai se non fosse così. È ovvio che qualsiasi amministratore pubblico a conoscenza di fatti illeciti li deve denunciare immediatamente, però lei ha ragione, non è questa la realtà. Il politico non deve utilizzare questi 20 giorni o qualsiasi altro momento della sua vita politica per mantenere se stesso e il regime che lo ha portato in quella posizione, la struttura che lo ha portato in quella posizione. Il politico deve agire per il bene del paese, quindi non dovrebbe esistere che io verifico le alleanze, le poltrone, gli accordi sotto banco. Il politico dovrebbe andare avanti perché si sente nella condizione di poter fare delle buone cose, la popolazione apprezza, sta facendo delle cose buone, non certamente per sue equilibri di potere. Quello che dicevo prima, che è il male della politica italiana, l'intreccio con i sistemi lobbistici, industriali, finanziari. La vera riforma che va fatta è quella sul sistema finanziario, bancario, che non presta più denaro dal 2009 in poi, da dopo la crisi. Quindi un sistema che ha ricevuto migliaia di miliardi di denaro pubblico, lo ha utilizzato per rimettere i suoi conti privati in ordine e adesso non presta più denaro all'Italia, all'Europa, quindi l'Italia è in situazione di gravissima crisi anche per questo. Noi abbiamo prestato qualcosa come 400 miliardi di euro alle banche del nord tra il 2009 e il 2012, adesso abbiamo questo quantitative easing, che sono 1.100 miliardi che verranno alle banche ma non arriveranno all'economia reale, quindi sempre questi giochini fatti tra chi ha il potere. Siamo in una situazione in cui c'è un fortissimo oligopolio e chi ha il potere semplicemente cerca di perpetuare se stesso, anzi di aumentarlo ancora di più. Senta, poi parliamo anche, se abbiamo tempo, di economia, visto che lei fa parte della 10ª commissione, appunto la commissione di industria, commercio e turismo, ma le volevo fare un'ultima domanda, perché lei saprà che soprattutto a Roma si dice che la conservazione di Marino, la difesa di Marino da parte del PD, oggi Orfini dice l'abbiamo difeso in tutti i modi, ma lui commette troppi errori, questa difesa sia stata ipotizzata e pensata... Perché lo avete candidato allora? Come? Perché lo avete candidato allora? Vabbè, forse se ne sono accorti dopo, questo diciamo potrebbe anche essere lecito, però questa difesa qualcuno la lega al fatto che
i sondaggi a Roma danno come coalizione, diciamo, vincente il Movimento 5 Stelle, cioè addirittura ci sarebbero dei sondaggi che vedono Di Battista come futuro possibile sindaco della città. Avete anche voi questa percezione, cioè che se si andasse a votare in sostanza alle amministrative vincereste voi? E questo poi sarà una prova durissima per il Premier. Al di là che, ribadiamolo, Di Battista non si candida per Roma, questo l'ha già detto, sempre detto. Però questo, sì, mi permetta, Girotto, l'abbiamo sentito di tutti da questo punto di vista, insomma. Però perlomeno ci riserviamo la cautela. Finora noi siamo stati coerenti, sì, quello che avevamo promesso in campagna elettorale lo abbiamo adempiuto, restituire i rimborsi elettorali, dimezzarci lo stipendio e abbiamo istituito il fondo per il microcredito, non dare la fiducia a partiti di governo, cioè, quello che avevamo al detto momento prima, Di Battista non è candidato. Di Battista non è candidabile, al di là del fatto che i sondaggi, abbiamo sempre detto, valgono fino a un certo punto. E soprattutto noi non lavoriamo per i sondaggi, noi lavoriamo effettivamente per ripristinare condizioni di legalità in Italia. Sì, certamente notiamo che molti giochi politici vengono fatti perché adesso è entrato nell'arcobaleno politico questo soggetto nuovo che è il Movimento 5 Stelle, che ha rotto le uova nel paniere di una struttura consolidata, e adesso tutto quello che fanno lo fanno anche e soprattutto per la presenza del Movimento 5 Stelle. Questa riforma del Senato, non illudiamo gli italiani, non è per il bene dell'Italia, ma è per impedire che il Movimento 5 Stelle possa eventualmente diventare una forza di governo. Tra l'altro rischiano con la riforma del sistema elettorale, perché anche lì rischiano, però vogliono pararsi immediatamente la situazione e concentrare il potere in mani ancora più ristrette. Questo è il succo della riforma del Senato, quindi una partitocrazia che perpetua se stessa stringendo ancora di più i nodi del potere. Peraltro, secondo alcuni analisti, invece l'Italicum potrebbe mettere proprio voi nelle condizioni di gareggiare per la guida del paese se il centrodestra non ritrova un'unità o il centrosinistra va in difficoltà, quindi anche quella interpretazione, magari l'intenzione, lei dice, è quella, poi vediamo quale sarà il risultato. Tutti i sistemi elettorali poi non hanno funzionato come era nell'intenzione di chi li ha creati, quindi potrebbe essere anche questo caso dell'Italicum. Io le avevo promesso di fare un'ultima domanda, abbiamo due minuti, sull'economia. La notizia di oggi è quella dell'ipotesi di manovra che prevede l'abolizione della TASI su tutte le prime case, quindi sostanzialmente ricchi e poveri che hanno una prima casa. Anche questo immagino che non vi convinca granché. Ma guardi, il problema non è quello di decidere di abbassare le tasse. Tutti vogliamo abbassare le tasse. Il problema è come prendiamo le risorse, soprattutto come creiamo ricchezza. Come creiamo ricchezza? È questa che è il vero dramma dell'Italia, che la crisi da 2009 in poi ci attanaglia e ha fatto scendere moltissimo il livello medio di vita e ha fatto scendere 6 milioni di italiani dalla fascia media della borghesia a una fascia di povertà. Ed è qui che mancano le vere riforme strutturali che servono. Il governo ha fatto la riforma sul sistema energetico con lo sblocca Italia, sblocca trivelle, un favore alle lobby del petrolio per consentirgli maggiori guadagni con maggiore facilità, tra l'altro con l'ira di 10 regioni, di cui molte a guida PD, che hanno proposto un referendum abrogativo degli articoli dello sblocca Italia sulle trivelle. Il governo che ha fatto una riforma del sistema elettrico che dal 1° gennaio dell'anno prossimo farà pagare 20 milioni di italiani in più il 10% della bolletta, questo gli italiani non lo sanno, non viene detto, dal 1° gennaio chi consuma poco, paradossalmente chi consuma poco pagherà più caro l'energia, il 10% in più, e tutti gli interventi di efficientamento energetico, dal frigorifero alle lampade a basso consumo, ai sistemi di autoproduzione come il fotovoltaico, non avranno più senso di essere, perché costerà poco consumare più corrente, quindi non ci sarà più l'incentivo a risparmiare corrente elettrica. E abbiamo tutti quei settori industriali, agricoli, forestali, che potrebbero portare centinaia di migliaia di posti di lavoro che non vengono perseguiti. Faccio solo delle cifre rapidissime. Sì, mezzo abbiamo poco milione tempo, abbiamo veramente 30 secondi. Mezzo milione di posti di lavoro sull'efficientamento energetico. 450.000 sulla filiera legno-boschi, tutta la filiera. 170.000 sul riciclaggio
tutto il sistema di riciclaggio industriale, le bonifiche, la chimica verde, qui sono numeri incalcolabili, solo di siti con amianto abbiamo 35.000 siti con amianto, per cui abbiamo abbondantemente più di 1 milione di posti di lavoro che possiamo creare con le nuove strade della tecnologia industriale, strade che fra l'altro saranno obbligatorie. Quindi quanto più la politica aspetta per incentivare queste strade, tanto peggio sarà, tanti più saremo i treni che perderemo, che ci stanno sfrecciando davanti e gli altri paesi invece stanno guidando. Io ringrazio anche con queste considerazioni economiche importanti il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, col quale abbiamo parlato sì un po' di economia ma tanto anche del caso Marino, ma del resto è la notizia del giorno, lei capirà perfettamente. Grazie ancora di essere stato nostro ospite a Checkpoint, vi ricordo che le nostre puntate le potete vedere sul blog checkpoint.tgcom24.it. Io vi do come sempre l'appuntamento serale a Checkpoint e vi lascio con le notizie del nostro canale All News.